Ciao ragazzi, allora non so se avete visto su YouTube, ma stanno spopolando questi video di sbiancamento denti con il carbone, cioè con la polvere di carbone. E io, siccome avevo la polvere di carbone a casa, potevo forse non provare questo trucchetto che sembra essere miracoloso? Assolutamente no. Oltre al fatto che sono fissata con i denti bianchi e non sono mai abbastanza bianchi, oggi proveremo insieme questo trucchetto. Questa è la polvere di carbone, si compra in erboristeria, costa pochissimo, sembra che sia miracolosa per sbiancare i denti, per togliere le macchie di fumo, caffè, tè, Coca-Cola e chi ne ha più ne metta, ed è anche 100% naturale, quindi praticamente ha tutte le caratteristiche più positive del mondo. Ne ho messo un po' in questa bacinella e questo è praticamente l'unico ingrediente di cui abbiamo bisogno. Anche questo, insomma, è fantastico, quindi proviamo. La mia furbizia sta nel fatto che mi sono truccata completamente, incluse le labbra, prima di fare questo video, grande Nicole, e quindi immagino che il risultato sarà incasinato di poco. Quindi ci serve naturalmente uno spazzolino da denti, ma immagino che tutti ne abbiate uno a casa, spero almeno, che con l'estate, l'arrivo dell'estate, l'igiene delle persone, forse, ma immagino che i miei follower non abbiano di questi problemi, quindi prelevo un po' di questo composto con lo spazzolino praticamente. Non vado a bagnarlo con dell'acqua perché comunque con la saliva si bagnerà, perché altrimenti credo di sbavare in videocamera, non mi sembra il caso. E con il mio spazzolino di questo colore dubbio che non mi verrebbe mai voglia di mettermi in bocca, vado a spazzolare i denti. Naturalmente, piccola parentesi, questo non sostituisce lo sbiancamento dentale da un dentista. Se avete problemi di denti sensibili eccetera, insomma, andate da un dentista, questo è ovvio, però proviamo. Al di là del fatto che la mia bocca a vedersi è disgustosa e mi fa paura, però non ha un sapore cattivo, non ha affatto sapore. Non so se si nota, ma mi sono sporcata un po' ovunque con il carbone, poi se ne va, però calcolate, magari, ecco, fate come me, vestitevi di nero, è un puro caso, in realtà sono stata fortunata, però immagino che se avessi qualcosa di bianco addosso si sarebbe macchiato irrimediabilmente, quindi stiamo così 5 minuti. Ok, ho sciacquato e lavato i denti dopo aver lasciato in posa circa 5 minuti il carbone e questo è il risultato. Li vedo più bianchi rispetto a prima, magari vi metterò il prima e il dopo nell'anteprima e così si capisce meglio se sono affiancate secondo me le foto. Li vedo più bianchi, non sono bianchissimi tipo come sbiancamento del dentista, però li vedo più bianchi ed effettivamente se ne va anche in... cioè se ne va anche velocemente, il carbone non è stato un disastro come pensavo, non mi sono sporcata, non ho sporcato tutto e costa pochissimo perché tutta questa busta io l'ho pagata tipo neanche 2 euro e ce n'è davvero tanto, ho usato niente, quindi credo che una roba del genere se la usate solo per lo sbiancamento vi dura per 5 anni, quindi per il prezzo super economico, per il fatto che è super naturale e perché effettivamente funziona, secondo me è promosso. Quindi fatemi sapere nei commenti se per voi è promosso, è bocciato, se vedete la differenza, se non la vedete, se l'avete provato. Io rispondo sempre quasi a tutti, non voglio mai dire a tutti perché poi, cioè, non rispondo a uno, magari ci sarà qualcuno che dirà ecco, lei non mi ha risposto, però cerco di rispondere a tutti sempre, ma leggo sempre tutti i commenti, vi metto cuoricini, like, quindi non vedo l'ora di ricevere i vostri commenti sotto ogni video, quando lo metto online sto lì pronta e aspetto e li vedo tutti uno dopo l'altro, quindi anche quando scrivete prima li vedo tutto, quindi questo è tutto, vi mando un bacio gigantesco e noi ci vediamo alla prossima, ciao!